successo una cosa così. È incredibile. Quando torno a New York le racconterò a tutti. Come ti chiami? Elsa. Il pallone? Così sei un collega di mio zio. Stavosky, ne avrei sentito parlare. Ti verrò a sentire allora. Come hai detto che ti chiami? Elsa, ma perché mi dici tu? Mi dici voi? Dai, dici tu. Lo puoi rifare un pochino con più, no, sei brava, sai, con un pochino più entusiasmo, più... non però... Io non ho mai avuto esperienze di cinema, mai. No, per questo... soltanto teatro, quindi ovviamente mi rendo conto che l'impostazione è un po' diversa. Mi piace molto la pittura, ed anche Chagall. Non ho mai visto una cosa così, è incredibile. Quando torno a New York la racconterò a tutti. Come ti chiami? Elsa. Il pallone? Così sei un collega di mio zio. Stavosky, ne avrei sentito parlare. Allora ti verrò a sentire. Come hai detto che ti chiami, scusa? Elsa, ma perché dici voi? Va bene, va bene. Vitale, questo lì. Ah, ma sei carina, sei dolce, insomma. Fare un piccolo sketch qualcosa. Proprio di cabaret. No, di cabaret. No, assolutamente no, le posso parlare magari di Facebook, no? Di Facebook, perché io sono arrivato ad una conclusione, che questo non è nemmeno cabaret, sono riflessioni, che io ero meglio prima. Ero meglio prima di Facebook, per esempio, perché ormai Facebook ha preso un po' tutti. Cioè noi mangiamo con Facebook, viviamo con Facebook, parliamo con Facebook, anzi io parlo proprio con Facebook. Cioè la mattina quando mi sveglio io non penso più guardandomi allo specchio, come mi sento? No, mi sveglio e dico qual è il mio stato. Ecco, anche e soprattutto con le ragazze. Mi è capitato per esempio poche sere fa in uno dei miei incontri occasionali, a pagamento, però sempre occasionale, nel momento culminante. Nel momento culminante, la parte più bella del rapporto, io l'ho guardata e gli ho chiesto, ti piace? E mi ha guardato e ha fatto, condivido. Che cazzo di risposta è condivido? Cioè, Facebook mi ha intossicato, cioè ero meglio prima di Facebook, anche perché capivo meglio il rapporto con le persone, cioè capivo meglio il valore dell'amicizia. Cioè, prima di Facebook avevo 4 amici, veri. Erano tutte e quattro una chiavica, però erano quattro amici, ma almeno li conoscevo. Adesso grazie a Facebook ho 1500 amici, ma esco sempre con quei quattro cretini, cioè non è cambiato niente, non li conosco. Cioè gente che ti aggiunge su Facebook, ti fa richiesta d'amicizia, poi diventa persona e ti volta la faccia, non ti saluta. Che cazzo di richiesta d'amicizia è questa? Cioè, e poi c'è anche... Questo però la verità è carino, questo che dice lo penso pure io. Che amici sono su Facebook? Non sono amici, ma poi tutte queste richieste di questi giochi con questi nomi assurdi. Tutti uguali, Farmville, Castleville, Cityville, ma chiamata Villa, chi sti casa. Per esempio Farmville, Farmville è stato deleterio per il mio rapporto con la mia ex fidanzata, mi ha lasciato per Farmville. Sì, perché lei non l'ha presa come un gioco, nemmeno come un lavoro, come un'ossessione. Cioè tipo, la telefonavo la sera al telefono, lei 2 minuti al telefono, no scusa amore devo staccare, e perché stiamo parlando? No, 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 non mi dire niente perché alle 10:30 devo seminare i pomodori. Uscivo con lei la sera, manco un giro di palazzo con la macchina, no scusa accompagnami a casa perché amore siamo appena usciti, no no non mi dire niente perché alle 11 devo innaffiare i pomodori, facciamo l'amore? Là a letto così, lei perché si vestiva? Ma che fai, già ti vesti? Non siamo nemmeno, no 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 non mi dire niente perché a mezzanotte devo andare a casa perché devo raccogliere i pomodori, quello non mi ha tradito, come uno di San Marzano. Casting film Il Pesce Pettine, anche tu oggi qui, quali sono le emozioni, le impressioni del momento? Ma in effetti le emozioni sono quelle lì, c'è un po' di brivido all'interno perché non l'ho mai fatto una cosa del genere, cioè, mi piacerebbe farlo una cosa del genere, e, diciamo un po' di brivido, un po' di tensione. Ok, immaginavi che un giorno ci sarebbe stato un film nella tua terra? Ma sinceramente uno c'è già stato e speravo che questa cosa avrebbe portato anche altri film. Quindi altre cose, sì, lo immaginavo, perché è una terra meravigliosa, bella. Ho iniziato questa mia passione per il teatro, per la recitazione, per la musica, l'ho sempre un po' tenuta.
soprattutto diciamo più che altro l'ho vissuta ai tempi del liceo, dove abbiamo fatto anche dei progetti pomeridiani anche con vari artisti sia musicali come Federico Verdoliva, che per la recitazione Franco Cice, abbiamo analizzato anche vari artisti stesso di Castellammare, quindi delle nostre zone, come Raffaele Viviani, Salvatore Di Giacomo, Renato Russo, abbiamo fatto la presentazione di varie commedie, abbiamo quindi anche studiato questi autori. E abbiamo fatto anche diciamo qualche, sempre a livello di recitazione, anche qualcosa di, a livello di commedie come Compagnie Teatrali, che si trovano comunque nel mio paese. Solo che adesso un po' con lo studio ho dovuto un po' staccare questa mia passione per la recitazione, perché spostando è stato un po' difficile. Senti, mi puoi recitare qualcosina, per favore? Quando passiamo Strumbel, Ulisse e Fiorenda, acciaccia, ammazza il pipe, il mio greffo è un maiore. Stiamo da capo a rete i figli e buona madre, abbiamo scordato il sole. E come se sfrenavamo, sempre chi ne sfrura, io e mamma ce l'avamo, un minuto e quarto d'ora. Dicevo che hai fatto una gara pantrezzata per far prete, sai, tornò a ballastica, parlare con me. Poi a mare ci manavamo, spesso con tutte le panne, e in cuore ci asciuttavamo, senza pigliare manavamo. E guardi, sempre a sfotterla, per far saputato una, ma i padri ci afferravano con schiaffi e scuzzettoni a casa ci portavano, tu padre, le amparavo. E manca i figli loro, sapevo le tue padre. No, Tito, siccome c'è un viso, una presenza che mi interessa, e c'è pure, pure bravo, questa poesia l'hai recitata bene, ti la meglio, dov'è la tua scheda? Qual è? Sta qua. Ti mando la mail con la sceneggiatura. Sì, io c'ho anche delle foto, ho portato. Questo mi interessa. Ti dico che cosa devi preparare. O vengo a Napoli io, ci vediamo, se ho fatto i provini a Napoli, oppure ci vediamo a Roma. Anche.